iPhone X è finalmente disponibile anche in Italia e, come tutti voi saprete, si tratta della rivoluzione più importante per gli smartphone di Apple, perché è stato abbandonato il tasto Home a favore di un nuovo sistema di controllo a gesture. In questo video vi farò vedere tutte le gesture che dovete conoscere per controllare al meglio il vostro iPhone X. Per attivare lo schermo le possibilità sono diverse: potete farlo semplicemente tappando il display, potete farlo premendo il tasto power posto al lato, oppure, se avete attivato l'opzione, vi basterà alzarlo per vedere lo schermo accendersi. Anche lo sblocco di iPhone X è molto semplice: se avete attivato il Face ID vi basterà semplicemente attivare lo schermo e inquadrarvi. Qualora non vogliate usare il Face ID dovrete fare uno swipe dal basso verso l'alto e inserire il codice. Vi sembrerà strano sentirlo dire, ma tornare alla home con iPhone X è diventato più semplice e veloce. In qualsiasi app vi troviate, tutto quello che dovete fare è uno swipe da basso verso l'alto, partendo dalla barra presente nella parte inferiore del display. Il multitasking in iPhone X si può gestire in diversi modi. Per vedere le applicazioni attive, mentre se in un'applicazione, tutto quello che dovrete fare è posizionare il dito sulla barra in basso e trascinarla al centro. Se invece siete nella home di iPhone X, sarà necessario eseguire un tap prolungato ed effettuare una sorta di semiarco partendo dall'angolo in basso a sinistra. Per chiudere l'applicazione attiva in iPhone X, la prima cosa da fare è entrare nel multitasking. A questo punto sarà necessario effettuare un tap prolungato su una delle anteprime per vedere comparire una piccola colonnetta a sinistra. Selezionando questa icona oppure effettuando uno swipe dal basso verso l'alto potrete chiudere le applicazioni. Per passare da un'applicazione all'altra in iPhone X, tutto quello che dovrete fare è effettuare uno swipe verso destra. In pochi istanti accederete all'ultima applicazione utilizzata. Il notch di iPhone X è sfruttato per due funzionalità. Per accedere al control center di iPhone X dovrete effettuare uno swipe verso il basso partendo dall'angolo destro in alto. Per accedere invece al centro notifiche dovrete effettuare uno swipe dall'alto verso il basso partendo dall'angolo sinistro. Per attivare Apple Pay in iPhone X non dovete fare altro che effettuare un doppio clic sul tasto power del dispositivo per vedere l'anteprima della vostra carta registrata. Per attivare Siri in iPhone X, se non avete attivato la funzione Siri, dovete premere a lungo il tasto power posto sulla destra dello smartphone. Per spegnere iPhone X non basta più utilizzare il tasto power, sarà necessario invece premere a lungo il tasto power e il tasto volume giù contemporaneamente per vedere comparire il menu di spegnimento. Insomma, il sistema di controllo in iPhone X è cambiato radicalmente. Che si tratti di un passo in avanti o di un passo indietro in quanto a comodità è ancora troppo presto per dirlo, sono sicuro che comunque sia solo una cosa di abitudine. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.